Siamo in collegamento con il presidente di Confesercenti della Campania, Vincenzo Schiavo. Grazie per essere nuovamente con noi in collegamento. Ben trovato. Bentrovata a voi, grazie per l'invito. Allora, riprendono fortunatamente tutte le attività, la ripresa comincia a vedersi, naturalmente bisogna ancora supportare le imprese, un importante accordo con Poste Italiane proprio siglato da Confesercenti. Ci spieghi in cosa consiste? Guardi, continuiamo a lavorare su quelle che possono essere le tecnologie. Riteniamo che le tecnologie possono dare alle imprese grandi opportunità. Siamo focalizzati nel poter mettere nelle mani degli imprenditori e dei consumatori il massimo delle tecnologie oggi esistenti, perché i piccoli imprenditori, le piccole botteghe della nostra città possono competere con quelli che sono i grandi, come dire, player mondiali. Non possiamo permettere solo ad alcuni operatori di respiro mondiale di poter vendere tantissimo e farlo con i mezzi elettronici e tecnici che hanno. Quindi dobbiamo dare alle piccole imprese competitività. Con Poste Italiane, dove ci sono 945 circa uffici sul territorio che forniranno ai nostri imprenditori POS virtuali, QR virtuali, la possibilità di incassare, di pagare tramite portale Poste tutto quello che sono le opportunità dei nostri imprenditori, questo diventa un plus in più per migliaia delle nostre imprese e per soddisfare i consumatori che grazie alla pandemia si sono abituati all'online, si sono abituati a comprare da casa loro, si sono abituati a pagare in maniera comoda, quindi stiamo provando a dare questo tipo di risposte agli imprenditori e ai consumatori. Presidente, mi dica una cosa, questa movida che crea problemi, parliamo della movida folle, non della sana movida, con cui siamo tutti quanti d'accordo che ci debba essere, i ragazzi soprattutto devono tornare a vivere la loro socialità. Sarebbe d'accordo sulla chiusura anticipata di alcuni esercizi, sia nel weekend che nei giorni feriali? Come si Guardi, la ipotizza? libertà, come dire, non deve mai essere soppressa. Dobbiamo avere delle regole precise, dobbiamo cercare di rispettare determinati parametri, dobbiamo rispettare le persone che abitano in alcuni luoghi dove ci sono le attività commerciali, dobbiamo indicare ai giovani che il divertimento non deve essere l'eccesso. Questo deve far parte di una, come dire, forma di educazione che pian piano deve coinvolgere tutti quanti noi e soprattutto i giovani. Io ritengo che in questo momento gli imprenditori devono cercare di ottimizzare le loro spese e cercare di incassare quanto più possibile perché c'è un problema serio. Molti imprenditori sono pieni di debiti che devono pagare e il 31 dicembre partiranno tutte quelle che sono i mutui fermi e si ritroveranno ad avere un costo di gestione che raddoppia se non triplica quelli che sono i loro costi. Quindi dobbiamo permettere agli imprenditori di incassare soldi, se no questi imprenditori falliranno da gennaio 2022 e sarà un problema di tutti quanti noi. Ma dobbiamo dire ai ragazzi che vanno a divertirsi che bisogna avere, come dire, educazione, rigore, bisogna cercare di non strafare. La vita è bella perché la possano godere nel tempo e negli anni. La vita non è fatta di quella serata, non devono per forza esageratamente avere tutto in quella serata. Dobbiamo cercare di ottimizzare i nostri tempi, avere rispetto della nostra città, avere rispetto delle persone che ci abitano e dare un supporto e un aiuto al mondo commerciale perché se non chiudono le imprese non ci saranno disoccupati, se non ci saranno disoccupati, la nostra regione potrà continuare a competere con le regioni d'Italia. Condivisibile la sua analisi, c'è bisogno anche di una responsabilizzazione però di coloro che sono adibiti alla vendita delle bevande alcoliche di non somministrarle ai minori, perché è evidente che magari un ragazzino abbia 12 anni piuttosto che 18, insomma, quindi anche qui bisogna fare un appello alla responsabilità dei singoli esercenti senza criminalizzare nessuno naturalmente. Assolutamente condivido, dottoressa, perché l'imprenditore, se vuole fare la sua parte, deve guardare al futuro.
Il futuro non lo guadagna vendendo come dire, i liquori alcolici ai ragazzi a 1 euro, a chiunque. Non lo guadagna così. Sta solo rovinando l'economia, sta solo rovinando quelle categorie. Le posso assicurare che ci sono il 99% degli imprenditori che rispettano le regole. Poi c'è ovviamente chi non rispetta le regole, ma viene amplificato con la lente di ingrandimento, come è giusto che sia. Io ritengo che le forze dell'ordine debbano fare la loro parte per controllare il territorio, quindi la movida, i ragazzi in giro, e per controllare comunque l'imprenditore furbetto che tende di sporcare la onorabilità di tanti imprenditori che la mattina si alzano, rispettano le regole, pagano le tasse e sanno che non devono dare alcol ai minori, sanno che queste cose non vanno fatte perché rovineremmo il futuro dei nostri giovani, rovineremmo quello che dovrà essere il futuro dell'economia della nostra regione. Grazie Presidente, buon lavoro, a presto, arrivederci. Grazie a voi.